Bene, allora, a distanza di un anno dalla manifestazione di Novi, che è stata l'ultima, diciamo, grossa manifestazione popolare che ha coinvolto i vari comitati Liguria e Piemonte contro il Terzo Valico, si è deciso di convocare questa manifestazione all'Arquata per sabato 5 aprile, quindi a distanza di un anno quasi, per fare anche un po' il punto della situazione sulla questione dei cantieri, sulla questione della mobilitazione che c'è stata in questo anno da parte dei cittadini e dei comitati. In quest'anno appunto sono stati aperti molti cantieri, sono stati spesi molti soldi, probabilmente inutilmente, le popolazioni di Arquata, ultimamente di Novi, hanno reagito cercando simbolicamente, pacificamente, come sempre, di riappropriarsi delle terre che venivano sottratte e recintate, e diciamo quindi la lotta dei movimenti continua ad andare avanti, e questo sabato sarà, diciamo, un po' la prova di quanto andiamo sostenendo in questa lotta, cioè che il movimento popolare pacifico, come abbiamo dimostrato di essere, che lavora sempre a viso scoperto, che convoca prima delle manifestazioni i giornalisti per spiegare quello che andremo a fare, e non è mai successo che si sia fatto qualcosa di diverso da quanto dichiarato. Noi sabato appunto andremo al cantiere di Gradimero, un cantiere che è stato adesso oggetto è sottoposto a verifiche archeologiche perché sono state scoperte dei reperti probabilmente risalenti al periodo di Libarna. Non occuperemo il cantiere, nel senso non entreremo nel parco, in quello che noi oramai definiamo un parco archeologico, perché non è nella nostra natura andare a distruggere cose che ci appartengono. Simbolicamente, penso che ancora una volta apriremo le reti, apriremo questo spazio e sarà una festa, come sempre, che si concluderà con un concerto degli Inoki Teppa Bros Ce lo dici con lo spelling. degli Spector e dei Bruce. Bene, lascio la parola a Claudio che. Sì, io faccio solo un passo indietro. Come ricordava bene lui, insomma, adesso siamo a 2 anni e mezzo da quando si è riaperto il ciclo di lotta contro il Terzo Valico. Diciamo così, stavamo controllando, questa è la sesta volta in Piemonte che staremo per le strade, come sempre, diciamo così, come abbiamo iniziato a fare dal 2012, manifestazione ad Arquata, poi la stradale ad Arquata, poi abbiamo manifestato in Vallemme, poi abbiamo manifestato da Novi a Pozzolo. Questa è la sesta marcia popolare che noi indiciamo. 2 anni e mezzo dopo siamo ancora qui, nel senso che la cosa che ci teniamo a dire è che passano i governi, abbiamo visto passare, diciamo così, molti governi, questo è il quarto che vediamo cimentarsi con il nodo del Terzo Valico. I governi passano, i ministri passano, a volte vengono riconfermati, come ultimamente è stato riconfermato Lupi, ma ogni governo si trova a fare i conti col fatto che qua in Basso Piemonte, in Liguria, c'è un'anomalia che è l'anomalia dei cittadini, dei comitati che si oppongono alla costruzione del Terzo Valico. Dicevo, la sesta marcia popolare non si contano ovviamente iniziative invece di altro tipo che abbiamo fatto, blocchi degli espropri, giornate di lotta, blocchi dei trivelli, blocchi delle trivelle, giornate di blocchi dei cantieri. Nonostante tutto questo, nonostante il fatto che ci troviamo di fronte ad una volontà che davvero ogni giorno che passa a noi sembra palese, che è la volontà maggioritaria delle persone che abitano nel Basso Piemonte di non veder realizzare il Terzo Valico e di pensare che al tempo di una crisi sociale, economica devastante, al tempo dei nostri territori che franano, pensare di investire 6 miliardi, 200 milioni a preventivo per costruire un'opera di cui non c'è neanche, diciamo così, uno studio sul rapporto costi-benefici, nonostante questo loro vanno avanti e ce l'hanno dimostrato aprendo, diciamo così, i primi cantieri sul lato piemontese,
che sono il cantiere di voltaggio, che poi è il cantiere quello che lavora davvero a pieno ritmo 24 ore su 24, notte compresa, dove stanno proseguendo lo scavo della galleria di servizio, e poi il cantiere di Vladimiro d'Arquata, il cantiere di Libarna, il cantiere a Pozzolo della cava della cascina Romanellotta, che conoscete, dove insomma il 22 febbraio abbiamo tolto 4 km mezzo di recinzioni, e da ultimo questo tentativo che è stato fatto la settimana scorsa a Novi Ligure di cantierizzare la prima zona qua a Novi Ligure nella Pieve, e rispetto a cui c'è stata una risposta da parte del movimento che è stata una risposta dal nostro punto di vista straordinaria, nel senso che sono arrivati, hanno messo le recinzioni e dopo neanche 3 ore quelle recinzioni lì erano già state tolte, erano già state divelte da più di una 60 di attivisti che si sono convocati su richiesta del comitato dei nodi. La cosa che noi diciamo è questa: ci abbiamo provato in tutti i modi, manifestazioni, assemblee sempre strapiene di persone, abbiamo dimostrato, diciamo così, che c'è un senso comune di contrarietà al terzo valico. Loro vanno avanti, e allora noi lo diciamo oggi francamente, questo è il tempo in cui siamo costretti a resistere, è il tempo in cui pratichiamo quella che definiamo disobbedienza civile, azione diretta, e quindi nonostante che loro non si fermino, noi mettiamo, diciamo così, in gioco anche le nostre persone, e lo facciamo continuando a resistere, sapendo che togliere delle recinzioni da un cantiere, bloccare un mezzo di cantiere, è certamente qualcosa che va oltre quella che loro definiscono legalità, ma è l'unico strumento che ci è rimasto per provare a continuare a difendere la nostra terra. Guardate, azioni di disturbi ai cantieri ne abbiamo fatte veramente tante, no? Nel senso che io qua me le sono segnate, ma per dire che insomma, quando raccontiamo che la scelta che abbiamo fatto è quella della disobbedienza civile, l'abbiamo fatta per davvero. Il 10 novembre è stata la prima volta dove avevamo tolto la recinzione dal 4 di Nero, se vi ricordate. Il 14 dicembre siamo entrati dentro un cantiere a Genova, in quel di Trasta. Il 18 gennaio abbiamo bloccato per un'intera giornata i lavori del cantiere di voltaggio. Il 22 febbraio abbiamo tolto 4 km e mezzo di recinzioni in quel di Pozzolo. Il 2 e l'11 marzo abbiamo tolto le recinzioni di un cantiere a Isoverde, sempre dall'altra parte dell'Appennino in Liguria. Il 26 marzo abbiamo tolto le recinzioni del cantiere di Novi Ligure, che volevano incominciare a cantierizzare, che è bene ricordare, da quel giorno lì Cocci non si è più fatto vedere in quel di Novi Ligure. E ancora proprio qualche giorno fa, il 29 marzo, sabato scorso, abbiamo tolto le recinzioni da un altro cantiere di Trasta. Questa è la strada verso cui noi andiamo, no? Che è una strada che parla il linguaggio della resistenza, della disobbedienza, dell'azione diretta e del fatto che, insomma, non abbiamo altro motto, altro strumento per continuare a difendere la nostra terra, continuare a difendere la nostra salute. Ancora recentemente all'Assemblea d'Arquata, fior fior di medici e pediatri ci hanno spiegato che cosa significa, insomma, respirare fibre d'amianto, sviluppare malattie, che ci tengo a dirlo, guardate, il problema prima ancora che noi sono i nostri figli e i nostri nipoti, no? Perché i tempi di incubazione delle malattie correlate all'amianto, voi sapete che sono circa 30 anni, di conseguenza qua qualcuno sta scientificamente pensando di condannare a morte una generazione, fondamentalmente, che abita nel basso Piemonte. Recentemente il commissario governativo Walter Lupi dichiara alla stampa: sappiamo che c'è l'amianto, finalmente anche loro lo dichiarano, ma abbiamo insomma tutti gli strumenti necessari per gestirlo con tranquillità. Noi diciamo sempre: andate a chiederlo un po' a Casale Monferrato se è possibile ragionare del nodo amianto con tutta la tranquillità del caso. E poi soprattutto, guardate, c'è un elemento secondo noi che è un elemento di novità. Noi è 2 anni e mezzo che diciamo che Cocci sono dei devastatori, è 2 anni e mezzo che diciamo che questi devasteranno la nostra terra. Neanche la settimana scorsa c'è stata una sentenza d'appello emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, dove si dice che gli uomini di Cavet, che era il consorzio che costruiva l'alta velocità nel Mugello, 2 di loro sono stati condannati a 2 anni e mezzo di reclusione per omessa bonifica, e 1 di loro è stato condannato a 4 anni e mezzo per traffico illecito di rifiuti. Siamo andati a vedere chi sono questi signori, chi erano questi signori, visto che sono uomini di Impregilo, che come sapete insomma sono i capi cordata del COCIR, e abbiamo verificato che il signor Rubeni è stato presidente del COCIR fino al 2012, e quindi una persona condannata a 2 anni e mezzo per omessa bonifica è stato presidente del COCIR che vuole costruire il terzo valico fino a fine del 2012. L'attuale direttore Marcheselli, direttore del COCIR, è stato condannato a 4 anni e mezzo per traffico illecito di rifiuti. Dire traffico illecito di rifiuti pensando alle decine di cave dove dovranno, diciamo così, essere, dove dovrà essere portato lo smaltimento del terzo valico, insomma, crediamo che sia abbastanza indicativo di quello che potrà succedere anche qua. E nonostante tutto questo, Cocir continua normalmente a costruire e a realizzare il terzo valico.
Ora, noi davvero a volte ci chiediamo se viviamo in un paese normale, no? Nel senso che tutte le ditte subappaltanti, c'è chi è accusato dalla magistratura e, insomma, dei reati più diversi, c'è chi è stato dimostrato rapporti con la 'ndrangheta, chi ha rapporti con la camorra, chi... insomma, diciamo così, non siamo mai riusciti a trovare una ditta, coinvolta nella guerra del Terzo Valico, che ci avesse, diciamo così, dei precedenti impeccabili senza aver avuto qualche minimo problema con la giustizia. Di fronte a questo, i sindaci, il governo, tutti quelli che sostengono la realizzazione del Terzo Valico ci stanno dicendo che, insomma, questa è l'Italia, cioè noi non ci dobbiamo stupire. Cioè, chi è già stato condannato a 4 anni e mezzo, a 2 anni e mezzo, chi ha dei processi in corso dove, se fossimo normali cittadini, non ci permetterebbero di fare nulla, invece sono le stesse persone che hanno prosciugato i corsi d'acqua al Mugello, vengono lasciati liberi di fare la stessa identica cosa rispetto al Terzo Valico. E quindi la strada che abbiamo scelto è probabilmente la strada giusta, no? Siamo davanti ad un sopruso bello e buono, dove persone che hanno già commesso dei danni incredibili vengono lasciati liberi di costruire il Terzo Valico, e davanti a questo, insomma, non ci sono tentennamenti, sembra che non si vogliono fermare. Noi siamo però convinti che, come ripetiamo sempre, li fermeremo, è questione di tempo, ma le nostre ragioni prevarranno. La nostra lotta, diciamo così, finirà nel momento in cui Cocer se ne andrà per sempre dalle nostre terre. Noi non pensiamo che possa esistere una resa da parte nostra. Anche se i cantieri sono aperti, loro dicono che, insomma, ci metteranno 8 anni a costruire il Terzo Valico, in realtà sappiamo che ce ne metteranno come minimo il doppio, sappiamo che sono finanziati solamente 2 lotti e tutto quello che tutti quanti conosciamo, ma che sia chiaro, noi non ci arrendiamo. Per noi non esiste nessuna via d'uscita che non sia la rinuncia alla costruzione del Terzo Valico e il fatto che Cocer se ne deve andare per sempre dai territori del Basso Piemonte. 2 note tecniche rispetto alla manifestazione che credo che vi interessino. Il concentramento, come sapete, ore 14 in stazione, percorriamo via Cavour, via Roma, largo Mazzini, prendiamo la via centrale di Arquata, che è via Livarna, fino ad imboccare via Moriassi e poi arrivare a Radimero. Lo diceva già Davide, arrivati a Radimero noi faremo quello che pensiamo è sempre giusto fare quando ci troviamo vicino ad un cantiere del COCIV, nonostante che quel cantiere è un cantiere vero, nel senso che non sono più le recinzioni arancioni, non ci sono le recinzioni verdi con pali di ferro e tutto quanto il resto. Annunciamo pubblicamente, perché è l'unico modo in cui sappiamo fare le cose, dire sempre prima quello che faremo, che noi quelle recinzioni ancora una volta le faremo cadere, verranno fatte cadere dalla dignità di molte persone che non ce la fanno più a vedere devastata, Arquata, dai signori del COCIV. E soprattutto, questo lo diceva già Davide, è importante, sapete, lì ci sono stati dei ritrovamenti che pare siano ritrovamenti dell'antica Livarna, ovviamente quell'area di cantiere lì, in quella parte lì, le recinzioni non verranno tolte, perché noi crediamo, diciamo, che si debba assolutamente preservare e difendere gli scavi dell'antica Livarna, cosa che COCIV non ha fatto, perché è vergognoso che mentre scavavano e trovavano i resti dell'antica Livarna, a poche decine di metri buttavano giù le case, no? Cioè, per dire quale valore danno loro a quelli che possono essere ritrovamenti archeologici, che, insomma, per noi non sono una novità, sappiamo che nel nostro territorio quella possibilità c'era. Quindi la parte, diciamo così, di recinzione di cantiere che protegge gli scavi dell'antica Livarna non verrà divelta semplicemente perché vogliamo proteggere quella zona, ma verranno tolte tutte le recinzioni intorno del cantiere, perché crediamo che questo sia il modo per dire a Cocer che se ne deve andare. Al tempo stesso, e lo diciamo ovviamente come sempre con la tranquillità del caso, sarà una manifestazione pacifica fatta da donne, uomini, anziani, bambini, e obiettivo della giornata è: inaugureremo il parco archeologico di Radimero. Perché noi pensiamo che davanti ad una crisi devastante, davanti alle aziende che chiudono, ai negozi che vediamo le saracinesche continuamente abbassate, agli operai che perdono il lavoro, ai disoccupati che vedono finire i soldi per la disoccupazione, a una situazione sociale sempre peggiore, se il nostro territorio decidesse di investire in quella direzione lì, lo sappiamo che sembra strano, no? Perché sappiamo che cosa succede in Italia, a Pompei o in altri luoghi, però noi pensiamo che esiste un futuro diverso, diciamo così, per il nostro paese. Insomma, Robbiano in company e tutti quanti i sindaci ci hanno spiegato che il Terzo Valico rappresenta lo sviluppo della zona del Novese. Noi invece pensiamo, per esempio, che lo sviluppo della zona del Novese sarebbe fare dell'attuale sito archeologico di Libarna, insomma, un luogo visitato,
vivessimo in un paese normale o in un paese non chiamato Italia, probabilmente ci sarebbero migliaia di persone che verrebbero a farsi la valle ad Arquata a vedere gli scavi dell'antica Livarna, e quindi proprio perché era di meno sono stati trovati altri resti, e proprio perché parlando con gli archeologi sappiamo che più dell'80% probabilmente dell'antica Livarna è ancora sotterrata, noi pensiamo per esempio che i soldi del Terzo Valico dovrebbero essere utilizzati per quello. Abbiamo una proposta, rinunciata al Terzo Valico, e i soldi, i 6 miliardi e 200 milioni, venissero usati per sistemare i nostri territori dal dissesto idrogeologico e venissero usati per scommettere sulla possibilità che i territori di Arquata, Serravalle e di conseguenza del Novese possano vivere di turismo, possano vivere di archeologia, quindi possono avere un'idea di sviluppo compatibile con l'ambiente, compatibile con la salute dei cittadini e soprattutto incompatibile con chi invece crede di fare del Basso Piemonte terra di razzia esclusivamente per i suoi interessi economici. Non glielo permetteremo, il 5 aprile glielo dimostreremo nuovamente, come sempre saremo in tanti, come sempre sarà una festa, ma questa festa si concluderà nell'unico modo possibile. Le recinzioni del COCIR cadranno ancora una volta e siamo convinti che, diciamo così, cadranno il 5 aprile, ma continueranno poi a cadere successivamente, perché vi dicevo, noi siamo intenzionati assolutamente a non fermarci. Siamo costretti a farlo, pur sapendo che questo ci potrà costare denunce, come già ci sono costate un sacco di denunce, fogli di via, perquisizioni. Dopodiché noi sappiamo di essere dalla parte della ragione, sappiamo di essere dalla parte del giusto, questa è la strada che abbiamo deciso di percorrere e sentiamo davvero forte la solidarietà intorno a noi che ci fa pensare che stiamo percorrendo la strada giusta, che è anche la strada che ci porterà a vincere questa battaglia.